No, voltiamo pagina, andiamo in Casa Scalè, abbiamo il presidente Bono con noi ben collegato. Buonasera presidente, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a voi. Allora, vittoria sul Bocamelito di misura, però vale 3 punti il gol di Caruso in questa sfida. Voi siete reduci anche dal pari in casa dell'Isola Capo Rizzuto, che potrebbe diventare anche una vittoria, perché in settimana abbiamo letto insomma di un ricorso dello Scalea sull'Isola Capo Rizzuto. Parlavamo con Vincenzo Tarsia, che sottolineava come sono cambiate un attimino le carte in tavola, no? Perché ora vi ritrovate anche ad un punto alla zona playoff, ora più che mai, perché eravate chiaramente fino a poche settimane fa a cercare di stare lontani dalla zona playout come altre società. Ora vi trovate ad un passo in questa classifica chiaramente corta. Io dico che siamo stati bravi, gruppo squadra, dirigenza, a mantenere la calma nei momenti difficili, sì. No? Però questo, come dire, questa mini serie positiva la squadra se la meritava tutta, perché sta giocando veramente bene. Ovvio che magari non riusciamo a chiudere prima le partite, sotto porta abbiamo un po' qualche difficoltà, però la squadra gioca bene, quindi secondo me è meritato questo posto. Finalmente vediamo la luce dopo un tunnel che non finiva mai, voglio dire, e quindi adesso cominciamo magari anche a stare più tranquilli, e magari arriverà qualche risultato anche importante, perché poi quando una squadra è tranquilla magari non ha quell'assillo, quella pressione di vincere a tutti i costi, poi magari fa risultato anche inesperato, no? Certo. Sì, avete anche un turno in più da sfruttare in casa in questo frangente di calendario che vi rimane da giocare. Lei diceva non riusciamo a chiudere le gare oggi con la Bocamelito, che chiaramente è arrivata lì per cercare di portare a casa quantomeno un punto, perché insomma portare punti da Scalea è difficile per tutti. È chiaro che è stata una partita ben giocata da tutte e due le squadre, sì. Magari il primo tempo il Bocamelito era un po' più rinunciatario, poi il secondo tempo ha alzato un po' il baricentro, però diciamo che la vittoria dello Scalea è meritata, anche perché poi abbiamo avuto diverse anche altre palle gol per raddoppiare, però insomma le partite sono così, se non metti la palla dentro poi soffri fino alla fine. Sì. Sul ricorso non ha aggiunto altro, aspettate solo il responso del giudice sportivo. No, noi abbiamo fatto ricorso perché ci sembrava un tantino c'era un'irregolarità di un giocatore, però vediamo che cosa succede. Sì. I 2 punti non, come dire, ce li dobbiamo meritare sul campo. Sì, vabbè, ma si giocano anche queste partite. Sì, no, dico il ricorso è fino a se stesso. Poi sì. La squadra, vuol dire, se deve meritare sul campo, la dirigenza fa il suo, sì. Però poi chi determina la classifica sono sempre i ragazzi, sì, sì. E oggi veramente noi siamo soddisfatti, finalmente siamo belli tranquilli, non abbiamo quel patema d'animo che praticamente lo determina la parte giù della classifica, no? Perché chi ci sta sotto poi dopo lo sa che significa uscire da quella situazione. Momentaneamente lo Scalea è uscito, speriamo che le prossime partite magari ci possano portare a toglierci qualche soddisfazione. Certo. Vincenzo, ora vedremo, no? Ricorsi, sì. Insomma anche le cose burocratiche. Adesso la classifica è quella, poi insomma i numeri. No, io aprivo una parentesi, no, perché non so se hai saputo, so. Vincenzo, c'è stata una vicenda legata al Comitato Regionale Calabria. Che, insomma, sembra che siano stati rubati dei computer dove praticamente anche importanti, diciamo che oramai è tutto informatizzato, quindi dovrebbe essere tutto online. Questa è una cosa grave comunque, certo. Perché come si fa, dico io, a mettere mano in una struttura che oltre a, come dire, ad avere un aspetto agonistico, ma anche un aspetto sociale, il calcio, quindi non lo so perché succedono queste cose, veramente sono essere fatte da questa situazione. Sì, speriamo, sì, sì. Che la Lega Nazionale del Tanto non abbia avuto tanti problemi, perché poi sono magari dei dati sensibili, dei dati
sul portale che magari vanno perse, quindi poi si crea un disagio alle società, ma soprattutto alla Lega Nazionale Dilettanti. È chiaro, perché bisogna sbrigare tante pratiche burocratiche che possono essere rallentate da questa vicenda. Certo. Vincenzo, volevi aggiungere, dicevi prima, scusa che ti ho interrotto. No, io va bene, a questa vicenda poi aggiungerò qualcosa dopo. Sì. Ma io volevo dire, infatti il presidente si ricollegava a questa sua miniserie, che infatti sono tre partite che Boscaleano prende gol. Cos'è successo, presidente, dopo aver perso quella partita in casa col Paolano, dopo aver preso quattro dopo quella sconfitta contro la Morrone? Sì. È cambiato qualcosa, è lì che vi siete insomma un po', Gregoraci ha rivisto qualcosa alla squadra, perché adesso insomma la squadra tre partite che non prende gol, sì, ha rivisto qualcosa, ma poi diciamo nel mercato di riparazione, se si può chiamare così, siamo intervenuti nei punti dove andava rinforzata la squadra, però non tutti i giocatori erano, come dire, ben allenati, e quindi ci abbiamo messo un po' di tempo. Adesso sembra che la squadra è al top dal punto di vista sia psicologico che tecnico e fisico, e quindi stiamo magari, come dire, subiamo di meno e non abbiamo tanti problemi dietro, perché insomma quando non hai una condizione ottimale magari c'è qualcuno che poi magari ne risente, e ne risente proprio la squadra. Presidente, senta, è sempre un piacere sentirla in radio. Ma, grazie, ma noi, io vorrei capire perché Gregoraci non lo sto sentendo da parecchio tempo. A Saverio? Sì. Lui praticamente vive la partita col terrore, nel senso che spegne tutti i telefoni e poi per rintracciarlo ci vogliono le 9 di sera. Minimo, anche il giorno dopo. No, ma è strano perché insomma negli altri anni della tribuna dello Scalè, non sto mai nello stesso posto, no? E quindi va davanti, sopra, sotto, e magari Gregoraci non mangia nemmeno molte volte, vede solo i controlli i ragazzi, ma lui si chiude lo stomaco, quindi magari è difficile trovarla. Va bene, speriamo di poterlo sentire presto. Grazie, sì, presidente, per l'intervento. Grazie a voi, buona serata. Buona a tutti, serata. Arrivederci.